È senza dubbio uno dei principali attori del G7 di Biarritz. Appena arrivato al summit, il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che per evitare una Brexit senza accordo l'Unione Europea dovrà sbarazzarsi del backstop sull'Irlanda contenuto nell'attuale accordo per l'uscita britannica dall'Unione. Un backstop garantirebbe che non sarà realizzato alcun confine rigido tra Irlanda e Irlanda del Nord. Se Tusk però non vuole diventare Mr. Brexit senza accordo, allora anche questo punto dovrebbe essere tenuto presente, ha fatto notare il premier britannico al presidente uscente del Consiglio europeo. Il capitolo Brexit è uno dei temi caldi di questo G7, del resto la scadenza si avvicina. Il 31 ottobre è all'orizzonte, in No Deal resta lo scenario più reale. A un mese dal suo insediamento a Downing Street, Boris Johnson dovrà dimostrare quel che vale intanto come leader. Di recente il premier britannico si era incontrato con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. Entrambi avevano ribadito il no di Bruxelles a rinegoziare l'accordo, pur concedendo a Londra del tempo per proporre soluzioni all'impasse.